divide in queste due masserie, questa di sotto che è più moderna, diciamo, una struttura tipo mulattiera, dove poi lì furono portati i monaci dopo che fu abbandonato l'eremo di pietra spaccata. Invece c'è quello di sopra che è un po' più antico, diciamo una specie di fortilizio con due torri che, salve, che somigliano, diciamo, a Ciao. Quelle del Maschio Angioino, infatti più o meno dovrebbero essere contemporanee. Sono allora, le due torri, diciamo, non ci sono più, ce n'è solo una ed è pure abbastanza piccolante, però comunque ricorda la struttura del Maschio Angioino, è più, diciamo, una struttura nobiliare rispetto a questa. Questa si vede che è una struttura più mulattiera, più di lavoro. Quella di sopra invece è un fortilizio più, diciamo, di potere. Infatti questa zona si chiamava Marano de Turris. Marano si divideva in due o tre zone, di cui una era Marano de Turris, che era questa. Una era invece la parte di Balisanum, che sarebbe l'attuale Vallesano, che era comunque un comune a parte, distaccato. Poi ci sarebbe la zona medievale centrale, che è quella dove sta Piazza del Plebiscito, diciamo la chiesa di San Castrese, quelle sono tra le parti più antiche. Per quanto riguarda invece la parte romana, probabilmente entrambe, come fu documentato da Dianese, entrambe sorgono su una grossa villa romana. Infatti ciò che vediamo nel bosco si tratta di una parte di campagna, diciamo una struttura di lavoro. La vera villa rustica era qui. E sulla parte della masseria di sopra possiamo anche trovare qualche, ormai coperta dagli arbusti, qualche pezzettino di opus reticolatum. Sì. Cioè, in altre parole.